Ciao a tutti, sto per entrare qui al Museo della Storia del Genoa, la mia squadra del cuore, sono davvero emozionata. Ciao Bruno, quando inizia la storia calcistica italiana? E guarda, inizia 125 anni fa, quando il Genoa è stato fondato. Qui abbiamo, vedi, se vieni a vedere, abbiamo il documento più importante del Genoa, cioè l'atto della fondazione. Lì c'è scritto quando è stato fondato, vedi, 7 settembre 1893, da un gruppo di una ventina di inglesi che erano qui a Genova a lavorare e da buoni inglesi hanno deciso di fare dell'attività sportiva e allora hanno fondato una società di calcio. Ma chi è questo signore qua? Ecco, vedi, questo signore qui con la pipa è un medico inglese che dopo pochi anni che era stato fondato il Genoa è arrivato qui e ha dato sviluppo soprattutto al football. Questo è il pallone utilizzato nel primo campionato italiano di calcio, 1898. Questa coppa che cos'è? Guarda, questa è la coppa più importante del calcio italiano, perché è la coppa per la squadra che avesse vinto 3 volte il campionato italiano. Il Genoa ha vinto 3 volte questo campionato e allora la coppa è diventata sua. Però questa coppa ha una storia un po' particolare. Dopo alcuni anni che era stata vinta dal Genoa, la coppa è scomparsa. Noi credevamo che fosse andata perduta più. Invece qualcuno pensa negli Stati Uniti, quindi un po' lontano da qui, e ha detto che aveva questa coppa e che sarebbe stato disposto a venderla. Così adesso il Museo della Storia del Genoa ha la coppa più importante del calcio in Italia, la prima. Guardate ragazzi, qua ci sono più di 14.000 mattoncini per costruire lo stadio Ferraris. Qua ci sono tutte le mallette del Genoa. Questo museo attira di sicuro i genuani come me, ma anche chi ama il calcio in generale, vero Bruno? Certo, perché questo museo non vuole essere solo la storia del Genoa, ma vuole essere anche la storia del calcio e anche la storia di Genova, perché a noi piace unire la storia di Genova a quella del Genoa. E per finire, cosa può insegnare il calcio nei bambini? Dovrebbe insegnare l'educazione, cioè la prima cosa non dovrebbe essere quella di vincere a tutti i costi, ma quella di comportarsi lealmente, come insegnava Spensley, perché Spensley soprattutto ci teneva che i ragazzi crescessero educati, oltre che sportivi e genuani.